L'unica realtà concreta, dopo quegli anni, è la nuova sede del Consiglio regionale a Reggio. Sembravano lavori infiniti che si sono protratti per 12 anni. Poi è arrivato per la prima volta nella storia della regione un presidente del Consiglio di Reggio, Scopelliti, che con determinazione ha preteso l'ultimazione della struttura. Ecco cosa dice oggi l'ex sindaco e attuale presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Oggi Reggio, dopo 40 anni, è un'altra città, è tutta un'altra storia. Reggio è una città cambiata, una città che oggi con l'istituzione della città metropolitana rientra tra le 10 città metropolitane di questo paese. Reggio è una città che ha una grande prospettiva e un grande futuro. È chiaro che bisogna saper guidare questa macchina per proiettarla in questo grande contesto delle grandi città anche del Mediterraneo, che questa è la vera grande ambizione. Quindi Reggio oggi ha grandi energie, grandi potenzialità e una grande prospettiva.